La terza lezione del nostro corso sul transumanesimo è, come sapete, dedicata alla green economy e alla questione ambientale, che è un tema particolarmente urgente nell'ordine del discorso oggi egemonico e che ci permetterà di svolgere alcune considerazioni, credo, non marginali sul tema del transumanesimo anche, dato che come stiamo provando ad analizzare con queste lezioni, il transumanesimo colpisce anzitutto l'uomo nella sua persona, ed era il tema della prima lezione, l'ibridazione, la tecnicizzazione della vita, colpisce la relazione dei sentimenti e degli affetti, ed è stato il tema della seconda lezione, e colpisce anche l'uomo nei suoi rapporti con la natura, e lo fa utilizzando un discorso che per semplicità definirò il discorso dell'emergenza permanente. Il tempo dell'emergenza permanente che stiamo vivendo e che taluni hanno definito anche della permacrisi è un tema particolarmente interessante dal punto di vista filosofico-politico. Alcuni teorici, un nome su tutti, Milton Friedman, autore di Libertà e capitalismo, hanno teorizzato proprio l'esigenza della crisi per poter governare, la crisi come arte di governo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ordine di cui siamo abitatori utilizza la crisi come metodo per imporre tutta una serie di misure senza alcuna discussione democratica, ma appunto in ordine a una crisi che non permette le normali discussioni parlamentari, le normali dialettiche della politica democratica, impone tutta una serie di misure che vengono prese presentandole come se fossero necessarie e ineludibili. There is no alternative, è il grande motto dell'ordine neoliberale. E Milton Friedman in Capitalismo e Libertà scriveva che grazie alla crisi ciò che nella normalità è inaccettabile, nella crisi diventa l'inevitabile. La crisi ha la virtù per chi governa di far passare come inevitabile ciò che in una condizione di normalità verrebbe respinto come inaccettabile. È una tesi che in questi anni varie volte è tornata dirompente, che si trattasse di misure drastiche economiche con la crisi del sistema bancario del 2007 e seguenti, che si trattasse di misure emergenziali legate all'epidemia nel 2020 o che si tratti, come diremo, di misure legate alla questione ambientale, all'emergenza climatica e ambientale, come sta accadendo oggi. Giusto per dare sostanza a queste riflessioni, ricorderanno alcuni che Mario Monti, un teologo bocconiano dell'economia neoliberale, nel 2011 in un suo intervento alla Lewis University disse che vi era bisogno di crisi per far fare passi in avanti nella cessione di sovranità, passi che in assenza della crisi, evidentemente non si sarebbero fatti o si sarebbero magari anche combattuti. Una studiosa molto attenta a questi problemi ha parlato di shock economy, usare lo shock, usare l'urto, usare l'impatto per far diventare inevitabile l'inaccettabile. Il tempo della crisi offre al potere neoliberale tutta una serie di vantaggi non trascurabili, ad esempio il fatto, come ricordavo, che si possono bellamente scavalcare i parlamenti e le dialettiche democratiche, da che ce lo chiede la crisi, ce lo chiede l'emergenza, non c'è tempo per le lungaggini parlamentari. Il tempo dell'emergenza permette oltretutto di far passare per richieste sistemiche impersonali, quelle che a ben vedere poi sono in molti casi decisioni squisitamente politiche che come tali debbono essere lette. E appunto fa valere l'emergenza sempre quello che definisco un paradigma securitario, che in sostanza ci chiede di fare concessioni in termini di libertà, diritti acquisiti e conquistati,
in nome della sicurezza messa a repentaglio, quasi come se si istituisse una bilancia in cui su un piatto c'è la sicurezza messa a repentaglio dall'emergenza climatica o epidemica, finanziaria o terroristica, e sull'altro piatto vi sono le libertà e i diritti. Bisogna alleggerire il piatto dei diritti e delle libertà per garantire al piatto della sicurezza di essere più solido, no? L'abbiamo visto molteplici volte con l'avvento del nuovo millennio questo modus operandi. Ricorderanno alcuni il Patriot Act che negli Stati Uniti fu varato dopo l'11 settembre. Era una misura squisitamente interpretabile secondo questa chiave ermeneutica, cioè per garantire la sicurezza messa a repentaglio dalla violenza endemica del terrore, si restringevano libertà e diritti di modo che appunto fosse garantita nella condizione dell'emergenza la sicurezza. E questo dispositivo, come sapete, sta affiorando anche ora. Con questo non si intende negare l'esistenza delle emergenze, si intende semmai mettere in discussione, problematizzare il paradigma, il dispositivo politico che l'emergenza rende possibile e dà in qualche modo ai gruppi dominanti, all'elite neoliberale di utilizzare. Quindi che vi siano stati attentati violenti, terroristici, è fuori di discussione, poi possiamo analizzarne la natura, le strategie e le cause. Che vi sia stata un'emergenza epidemica è evidentemente innegabile, se ne possono poi leggere le cause e gli utilizzi politici. Che vi sia stata un'emergenza finanziaria nel 2007, dove scellerate operazioni bancarie, ma poi il sistema stesso su cui si era costruito il tutto, con la privatizzazione della moneta, la creatio ex nihilo di denaro, un sistema che aveva indebitato milioni di persone, alla fine è crollato e poi però è stato messo a frutto da una governance neoliberale che sappiamo i drammi che ha prodotto. Per inciso, dalla crisi del 2007 non si è usciti come si uscì da quella del 1929 con ricette keynesiane, ma si potenziarono le cause che avevano prodotto la crisi, quindi sistema finanziario all'ennesima potenza, deregulation e tagli alla spesa pubblica. Ora, sulla questione ambientale e climatica è innegabile che ci sia un problema ambientale e climatico. Quello che pare discutibile è il modo in cui viene affrontato, il modo in cui viene utilizzato in chiave governamentale, come mi piace dire con Michel Foucault. Che ci sia un problema ambientale e climatico lo suggeriscono oltretutto i dati di cui siamo in possesso, dagli aumenti di gas traccia nell'atmosfera, in particolare il diossido di carbonio, che risulta essere aumentato da 250 a 400 parti per milione, il metano che è salito da 700 a 1700 parti per miliardo. Insomma, c'è in atto quella che potremmo, con un termine un po' generico ma credo efficace, chiamare una devastazione ambientale da parte della tecnica e del capitalismo. Vi sono effetti tragici che sono innegabili e sotto i nostri occhi. Molte specie terrestri, marine, di acqua dolce hanno mutato la propria diffusione geografica, le attività stagionali, i modelli migratori, si danno degli eventi sconvolgenti come le ondate di calore, le inondazioni, la siccità, cicloni, incendi. Certamente c'è un problema con l'ambiente e anche con il clima, e non si tratta di compiere il gesto dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia per non vedere. Va anche detto che di cambiamenti climatici se ne sono registrati molti, questo non è il primo. Vero è che è la natura stessa del tecnocapitalismo a produrre la devastazione ambientale. Dico subito dunque che le proteste di chi combatte contro la crisi ambientale senza prendere di mira il modello di sviluppo capitalistico sono un
telum sine ictu, se vogliamo dire così, perché non affrontano la questione principale. È stato più di tutti Martin Heidegger a insistere sul fatto che è la concezione stessa su cui la tecnica si fonda a essere intrinsecamente violenta verso l'ente inteso come ogni cosa, verso ogni ente, verso l'essente nella sua totalità, lo sguardo della tecnica è uno sguardo predatorio, è lo sguardo per cui ogni essente è un utilizzabile. Lo sguardo della tecnica, lo dicevamo anche nella prima lezione, è lo sguardo per cui tutto è disponibile per il fare, per l'ordinabilità in vista della volontà di potenza. L'uomo stesso, tema della prima lezione, diventa oggetto di questi processi di valorizzazione illimitata che lo trasformano in un ente disponibile. L'ambiente, l'ecosistema non sono esclusi da questo processo. In forza del quale, dicevamo, ogni ente viene utilizzato e messo a profitto. Questo è il tema su cui bisogna ragionare, per poi mostrare, l'insostenibilità delle soluzioni che vengono proposte dalla raison neoliberale, soluzioni che non soltanto non risolvono il problema ambientale e climatico, ma che a ben vedere lo potenziano fingendo di risolverlo. Così cercheremo di spiegare la cosiddetta green economy, dove il green in questione, cercheremo di dire, è molto più quello dei dollari americani rispetto al verde dell'ambiente. Ora, c'è un paradosso, se ci pensate, rispetto a questo tema, un paradosso che vorrei prendere in esame rapidamente richiamando un importante filosofo del Novecento, Hans Jonas, autore di un fondamentale testo che si chiama Etica, il principio responsabilità, e che ha per tema l'etica della responsabilità, è in realtà una risposta critica a un altro grande testo del Novecento, il principio speranza di Hans Bloch. Hans Jonas, nel principio responsabilità, elabora i fondamenti di un'etica in cui l'imperativo categorico è quello di agire e pensare in nome delle nuove generazioni, della responsabilità generazionale verso i venturi. Da questo punto di vista, se ci pensate, il paradosso è che coloro i quali hanno causato la distruzione dell'ambiente non vivranno probabilmente abbastanza tempo per osservare le conseguenze, mentre quelli che nascono dopo e che stanno subendo e subiranno le conseguenze nelle forme più drastiche non ne hanno alcuna responsabilità. Questo è il paradosso dell'etica della responsabilità applicata a questo problema che stiamo ora, affrontando. Del resto, il problema stesso non può essere affrontato dalla logica economica liberale, dato che essa, per un verso, è la causa del problema e per un altro verso nega a priori la possibilità di una politica che intervenga attivamente e lascia tutto all'automatismo dei mercati, laissez-faire, laissez-passer. Aveva ragione Michel Foucault, che non solo individuava nella crisi permanente la cifra dell'ordine neoliberale, ma diceva altresì che il liberismo è un complesso di pratiche che di fatto mirano a limitare l'azione governativa o a utilizzarla in funzione dell'economico. Attenzione, questo passaggio è nodale perché il neoliberismo non è sic et simpliciter la negazione della politica, come talvolta capita di sentir dire. Il neoliberismo è semmai la ridisposizione della politica come ancella dell'economia. Il neoliberismo ha una sua politica che è quella del governo non dei mercati, ma per i mercati. Lo Stato neoliberale è quello che, ad esempio, usa il monopolio della violenza legittima contro chi protesti contro l'ordine neoliberale stesso. È quello che utilizza la politica per tutelare la deregulation finanziaria o la riregolamentazione a beneficio della finanza. Il governo neoliberista è quello che
salva le banche tramite soldi pubblici, tramite una forma di keynesismo rovesciato. È quello che ora interviene sempre più massicciamente nella vita dei popoli europei per normarla, a beneficio della green economy. Quindi il neoliberismo usa la politica, ma sempre in funzione dei mercati. Questo è il passaggio fondamentale, no? L'economia governa la politica senza che la politica governi l'economia, governando invece sempre per l'economia e in sua funzione. A questo riguardo, c'è un paradosso che poi risuona chiaramente in un'espressione che ritorna infinite volte anche nell'odierno ordine del discorso. Si dice sempre: ci vuole un capitalismo, un'economia sostenibile o ecosostenibile, no? Ecco, ma il paradosso è che il sistema capitalistico è naturaliter avverso a ogni concetto di sostenibilità. Se la sua logica è quella del profitto, nulla può contenere il profitto. Da questo punto di vista è una pura illusione pensare che il capitalismo possa reagire a tutto questo. Il capitalismo potrà al massimo potenziare queste stesse logiche anche quando finge di sorvegliarle o di invertire la rotta. A questo riguardo ha scritto molto bene un importante filosofo contemporaneo, David Harvey, nel suo libro Breve storia del neoliberismo. Ha scritto: è importante che il capitale si impossessi del mantello ambientalista come fondamento legittimante dell'ambientalismo del big business del futuro. In questo modo può dominare i discorsi ecologici. Allora, questo passaggio è importante perché ci segnala come l'ordine neoliberale sia proteiforme e adattivo. Si appropria delle istanze anche che potrebbero eventualmente metterlo in discussione. Ad esempio, l'ordine neoliberale è capacissimo di fare sue le istanze di protesta, e di rifunzionalizzarle al proprio servizio. L'ordine neoliberale, come dire, riesce sempre a metabolizzare anche la protesta, che così diventa una protesta contro l'alienazione che si dà in forme a sua volta alienate, e ci riesce in maniera particolarmente efficace, io credo, in relazione alla questione dell'ambiente, come subito chiariremo. Ecco, a questo riguardo, l'ambientalismo capitalistico alla moda è un ambientalismo che per un verso piace all'ordine dominante perché sposta l'attenzione rispetto al tema del capitalismo, no? Rispetto al tema della contraddizione fondamentale, e poi per un altro verso perché riesce anche a trasformarlo in fenomeno di business, come subito diremo. Quindi vi chiedo fin da ora di prestare attenzione a queste due componenti. L'ambientalismo neoliberale, modalità Greta Thunberg o Green Economy, per un verso piace al sistema dominante perché distrae rispetto alla lotta contro il capitale. Per un altro verso piace al sistema dominante perché esso riesce a volgerlo a proprio beneficio, a farne uno strumento di rinsaldamento della sua stessa logica. E questi sono i due motivi fondamentali per comprendere il discorso dell'odierna green economy. Pensate al fenomeno altrimenti inspiegabile della fanciulla scandinava Greta Thunberg, no? Che è diventata l'emblema di un ambientalismo neoliberale, interclassista, che non si concentra mai sul capitalismo come contraddizione, ma che in qualche modo dà la colpa a tutti e a nessuno, perché anche in questo c'è un ordine del discorso molto preciso. Il neoliberismo, che ha fatto propria la lezione di Gramsci, rovesciandola ovviamente, il tema dell'egemonia, il neoliberismo è abilissimo nel produrre egemonia. Lo fa con i suoi maître à penser, con le
Business Schools of Economics, con tutti gli avamposti di diffusione del suo pensiero, del suo ordine simbolico, e uno dei capisaldi dell'ordine neoliberale è sempre quello di scaricare le proprie responsabilità sulla gente comune, presentando il conto alla gente comune che viene colpevolizzata per le tragedie in realtà prodotte dai gruppi dominanti e si chiede in questo modo alla gente comune di risolverle. Pensate a quello che accadde, faccio semplicemente un esempio antesignano dell'odierna questione della green economy. Quando vi fu la crisi tellurica del sistema finanziario nel 2007, rapidamente quella crisi venne trasformata da crisi finanziaria in crisi del debito pubblico. Il debito pubblico entrò in crisi in quegli anni perché gli stati avevano soccorso e sovvenzionato le banche, questa e non altra fu la causa del debito pubblico. Si disse però che in realtà la colpa della crisi era del debito pubblico, di uno stato spendaccione che ancora elargiva troppi danari in welfare e sanità pubblica, e quindi la cura doveva essere un ridimensionamento della spesa pubblica, no? Quindi capite, la causa sono i gruppi dominanti, la finanza. A salvare la situazione sono gli stati, però la crisi viene ideologicamente trasformata in una crisi del debito pubblico, come se dipendesse dallo Stato, e si presenta poi il conto finale allo Stato stesso con le politiche di austerità depressiva, che per l'occasione venne anche ribattezzata ossimoricamente l'austerità espansiva, che è l'equivalente del dire l'acqua asciutta, e analogamente ora con la questione ambientale e climatica, gli stessi gruppi che devastano l'ambiente in nome del profitto, praticando le delocalizzazioni ove sia più conveniente in termini di salari e di tutela ambientale non riconosciuta, sono quelli poi che fingono che la colpa di questo siano, semplifico, gli operai di Fiat Mirafiori a Torino con la loro auto, o noi che la mattina andiamo al lavoro sulle nostre utilitarie. E quindi, dato che si dice la colpa è nostra la colpa della devastazione ambientale, dobbiamo pagare noi. E quindi tutte le ricette proposte che si stanno anche riconfigurando tramite quelle che sono definite le smart cities, no? Le città allineate, ecologicamente corrette. La Milano dell'area B o le città in cui non si può più entrare con l'auto o le macchine che possono entrare solo se sono di ultimo modello, e anche qui la domanda più che lecita è se l'obiettivo sia preservare l'ambiente o preservare il business del capitale. Insomma, il capitale, vince nella misura in cui riesce a trasformare anche i propri disastri in fenomeni di business, o se mi passate l'espressione, quando riesce a trasformare i propri disastri in fenomeni di business, in vista delle fonti rinnovabili di profitto. Ecco, per dirla con un'espressione che credo ci aiuti a capire la questione. Ecco, pensate anche solo che il futuro ecosostenibile, come viene definito, è sempre concepito nei termini di un prodotto di business del potere commerciale. Di modo che l'ordine neoliberale possa gestire la contraddizione tra capitale e natura secondo i suoi interessi. La green economy non è altro che il modo capitalistico di trasformare anche la propria crisi ambientale in un fenomeno di business, fingendo che si sta lottando per risolvere la crisi ambientale. Il capitale, possiamo dire così, riesce a trasformare anche le proprie contraddizioni in fattore di business. Ecco, da questo punto di vista c'è un paradosso dell'ordine capitalistico nel quale ci troviamo, un paradosso che era stato enunciato a suo tempo dal filosofo Emanuele Severino, il quale diceva che sic stantibus rebus, il sistema della tecnica è condannato a finire. Finirà perché, continuando su questa strada, porterà il mondo alla devastazione. C'è già chi ha fatto anche i calcoli di quanto resta al pianeta da vivere. Su questi binari il pianeta è destinato a finire.
finire, un po' come nell'ultima pagina della Coscienza di Zeno di Italo Svevo, ricorderete, che si chiude con un'esplosione alla quale nessuno sopravvive, un ordigno che esplode, lascia soltanto le tracce di una polvere mortifera, e non fa prigionieri. Oppure, dice Emanuele Severino, ci si salverà se si uscirà dal sistema del tecnocapitalismo, e quindi in ogni caso il tecnocapitalismo è destinato a finire. Vuoi perché farà finire lui stesso tutto, la kantiana fine di tutte le cose, vuoi perché per evitare la fine di tutte le cose si uscirà dal capitalismo. E questo è il tema fondamentale. La vera lotta ambientale. Sit venia verbo, riferendola alle lotte degli ecoattivisti che imbrattano i monumenti, o la Gioconda, o Greta Thunberg che ci spiega che siamo tutti colpevoli e che dipende da noi cambiare le cose. La vera lotta ambientale è quella che si salda con la lotta contro l'ordine della globalizzazione capitalistica. Tertium non datur, capire che il capitalismo distrugge l'ambiente e quindi per salvare l'ambiente, insieme a tante altre cose, tra cui la dignità del lavoro, un'economia sempre più simile all'opera di Bruegel il Vecchio, la colonna di ciechi che segue un altro cieco insieme precipitano nell'abisso, bisogna uscire dal sistema capitalistico ed è quello che ovviamente gli araldi del capitalismo stesso vogliono evitare in tutti i modi che accada, e il sistema della green economy si spiega esattamente in questo modo, no? Affinché anche la critica contro la devastazione ambientale, anziché portare fuori dal capitalismo, diventi semplicemente another brick in the wall, come diceva una canzone di qualche anno fa, cioè un altro mattone nel grande muro del capitale che finisce quindi per rafforzarlo. Ecco, come sapete, il capitale opera sempre incorporando e anestetizzando, decaffeinando nell'atto stesso con cui incorpora. Esempio classico, la maglietta di Che Guevara, no? Che Guevara che da rivoluzionario diventa una inoffensiva icona pop, la green economy, cioè la protesta per l'ambiente che diventa una semplice icona del capitale, no? E questo è un tema importante, direi. Hanno scritto due autori americani che mi piace citare, Geoff Mann e Joel Weinricht, un bel libro, Il nuovo Leviatano, una filosofia politica del cambiamento climatico. Hanno scritto, cito: ogni tentativo sostanziale di fare i conti con il cambiamento climatico deve mettere in discussione il capitalismo, perché l'espansione e l'accumulo del capitale richiedono la costante conversione del pianeta in mezzo di produzione e merci da vendere e consumare. Dicono in maniera più semplice e alla portata quello che Heidegger aveva spiegato in termini ontologici, la violenza dello sguardo tecnico sull'essente, che è, come dire, non accidentale, ma strutturale, e non è dunque che ritinteggiandola di verde viene meno, resta sempre quello sguardo predatorio sull'ente, anche se ritinteggiato di verde, come stavamo dicendo. E questo ci permette di dire con Severino che effettivamente il tecnocapitalismo è un destino e ha un destino. Il destino è quello di sparire per via della contraddizione che esso stesso è. Sparirà o perché per salvarci, prima che, come nella colonna di ciechi di Bruegel, finiamo nell'abisso, scenderemo dalla macchina del capitalismo e cambieremo modello di sviluppo, oppure finirà perché ci porterà nell'abisso insieme a lui e finirà il mondo intero, come dice Svevo nell'ultima pagina prima evocata, cito: ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la Terra, ritornata alla forma di nebulosa, errerà nei cieli, priva di parassiti e di malattie. Ecco, questo è lo scenario apocalittico che ci ha lasciato in eredità Italo Svevo. Ora, che ci sia un problema ambientale, una contraddizione legata al cambiamento climatico, è un tema fondamentale, supportato da un profluvio di studi, quindi nulla quaestio circa
l'insostenibilità di quanti negano il problema, no? Che c'è una parte di popolazione o di studiosi che nega a priori il problema, no? C'è sempre, no? Anche quando c'è l'11 settembre, c'è chi dice no, in realtà non è mai esistito, o quando c'è la crisi epidemica, c'è chi dice no, è tutta un'invenzione, o anche ora con l'ambiente, c'è chi dice no, non esiste nessun problema ambientale. Ecco, questa posizione, che pure ha una sua diffusione, è fortemente ambigua e quasi fanciullesca, anche se nasce, come dire, molto spesso nasce da una problematizzazione che riguarda i modi di reazione al problema. Ma questo non vuol dire dover negare l'esistenza del problema, no? Per essere molto più diretti, che ci fosse nel 2020 un problema epidemico era evidente, che quelle fossero le soluzioni da adottare era già più discutibile. Che, ed è la mia tesi, ciò abbia reso possibile una strategia governamentale, per dirla con Foucault, è a mio giudizio anche dimostrabile. E lo stesso si può dire, io credo, sulla questione ambientale e climatica. Quindi propongo come modo di impostare la questione di evitare i due opposti sideralmente distanti, ma accomunati paradossalmente dagli esiti. Ci sono quelli che dicono non esiste alcun problema ambientale climatico, quindi non dobbiamo fare nulla. Ci sono poi quelli che dicono c'è un problema gravissimo, ma non c'è nulla da fare, siamo spacciati. Ecco, in questo spazio tra i due opposti c'è un campo ampio in cui sono dominanti le posizioni alla Greta Thunberg, che ci dicono sì, c'è un problema. Dobbiamo fare la green economy, dobbiamo cambiare la nostra vita senza toccare il capitalismo. La mia posizione, quella che vi propongo in questa lezione, è quella secondo cui c'è un problema, per risolverlo dobbiamo uscire dal sistema di sviluppo capitalistico. E quindi i vari Greta Thunberg, green economy, sono funzioni apotropaiche, cioè servono a riconoscere il problema per negare in realtà la soluzione vera, quella dell'esodo dal sistema capitalistico. Ecco, questo è il punto su cui volevo richiamare la vostra attenzione nel presentare il problema. Vero è che la scienza ci indica il problema, ma non può fornire la soluzione. La soluzione è sempre squisitamente politica. Lo era dopo le Twin Towers, lo era con la crisi finanziaria, lo era con l'emergenza epidemica e lo è ora con la questione ambientale. E chi cerca di nascondere la politicità delle scelte dietro il velo della scienza sta mistificando la realtà, perché le misure che si prendono sono sempre politiche, sono sempre politiche. E da questo punto di vista, sono politiche che vengono prese in chiave neoliberale. Ha scritto, ed è una posizione a mio giudizio condivisibile, Naomi Klein, già citata per la Shock Economy, ha scritto nel 2014 un bel libro che consiglio, Una rivoluzione ci salverà perché il capitalismo non è sostenibile. Insomma, la tesi di fondo di questo studio di Naomi Klein è che il cambiamento climatico e il problema ambientale sono questioni politiche connesse alla contraddizione del capitale. Detto altrimenti, c'è il problema, sì, lo si può risolvere politicamente e la green economy, aggiungo io, è una falsa soluzione. È una falsa soluzione, è la soluzione di chi ha tutto l'interesse a ciò che le cose non cambino e anzi la situazione problematica stessa venga mutata in fattore di business. La sola possibilità, come già vi dicevo, sta nella mia prospettiva nel saldare tra loro l'ambientalismo e l'anticapitalismo, che è proprio quello che gli araldi dell'ordine neoliberale più temono ed è proprio quello che vogliono evitare in ogni modo. Ve ne do una possibile dimostrazione empirica, diciamo così, a partire da un fatto realmente accaduto. Facciamo un passo indietro, spostiamoci a New York, settembre 2014. Cosa accade nel settembre 2014? Il 21 settembre
si svolge una marcia pacifica per il cambiamento climatico, migliaia, pardon, di persone sfilano pacificamente, invocano una generica e astratta difesa dell'ambiente, la polizia non interviene perché aveva avuto l'ordine di non intervenire, queste persone sfilano pacatamente, protestando contro il cambiamento climatico e la devastazione dell'ambiente. Cosa capita poi? Capita che la mattina seguente, sempre a Nuova York, ma non a Manhattan, che come sapete è l'area simbolica dei ceti appagati, degli happy few, dei felici e contenti, dei rari nantes ingurgite vasto, ma in questa volta a Wall Street, o secondo altri War Street, dato che è ormai una sede di guerre finanziarie e non solo, a Wall Street, che è il quartiere generale della finanza speculativa, vi sono altre proteste. E però questa volta non si invoca in modo salmodiante la difesa dell'ambiente, ma si saldano fra loro le istanze dell'ambientalismo e quelle dell'anticapitalismo. Tant'è che il motto di questa seconda manifestazione era fermiamo il capitalismo, fermiamo la crisi climatica. Ebbene, in questo caso la polizia non rimase a guardare placidamente, ma intervenne in modo repressivo e arrestò anche un niente affatto esiguo numero di dimostranti. Cioè, lo stesso potere che il giorno prima era rimasto serenamente a guardare più di 300.000 persone che riempivano le strade dicendo no al cambiamento climatico, adesso impiegava la violenza contro manifestanti che rivendicavano la medesima istanza, ma lo facevano a Wall Street e, paroletta magica, invocando l'esigenza di fermare il capitalismo. Quindi questo è il passaggio su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. In sostanza, avevano colto il cuore della questione. La green economy è sostanzialmente la risposta che viene data a un problema con l'obiettivo di non risolverlo e anzi di spostare lo sguardo, la funzione che chiamo apotropaica, cioè di farci credere che sì, il problema c'è e questa è la via per risolverlo, quindi per distrarre dal saldare insieme l'anticapitalismo con la difesa dell'ambiente. Funzione apotropaica e funzione di business al tempo stesso. Perché? Perché la green economy diventa un grande fenomeno di business che rieduca le masse nazionali popolari a ciò che si aggiornino e acquistino prodotti green più costosi, ma finalizzati alla superiore ragione della salvaguardia ambientale. In questo modo si potenzia il business capitalistico ben più di quanto si difenda l'ambiente, no? Non sarà sfuggito a nessuno che a proposito di funzione di business e di funzione apotropaica, gli stessi plutocrati neoliberali che si radunano nei loro consessi a Davos o in altri luoghi simbolo della classe apolide di chi comanda il mondo, lo fanno discutendo della questione ambientale e raggiungendola tranquillamente a bordo di jet privati che inquinano a dismisura. No? Ed è un aspetto su cui si può ben richiamare l'attenzione. Ecco, a questo riguardo, pensate anche solo, lo dico da residente a Milano, pensate all'area B. Cos'è l'area B? È un'area che in realtà coincide con tutto lo spazio urbano della città, che è stata introdotta nel 2022. E che in nome dell'ambientalismo neoliberale impedisce d'imperio l'accesso in città alle macchine non aggiornate ai modelli più recenti, cioè essenzialmente alle macchine dei ceti meno abbienti o di chi per una ragione o per un'altra non ha fatto l'upgrade del modello. Difesa dell'ambiente o funzione apotropaica con business incorporato? Questo è il dilemma su cui richiamo la vostra attenzione. Cioè, in sostanza, per difendere l'ambiente, per un verso si produce una discriminazione a nocumento dei lavoratori, e per un altro verso si costringe la popolazione a cambiare l'auto per poter accedere all'area urbana milanese. Ecco, voi capite bene che
Questo è un aspetto importante, no? C'è anche un altro elemento su cui mi limito a fare un cenno. Le grandi aziende multinazionali del capitale, che sono quelle che sfruttano di più i lavoratori, sono quelle che delocalizzano dove non ci sono regole di tutela dell'ambiente, sono poi quelle che in Occidente fanno vanto delle loro politiche green in Occidente. È quello che in termini tecnici viene chiamato greenwashing, cioè la pratica del ripulire la propria immagine mediante l'adesione al programma della green economy, dietro il quale si nasconde sempre l'ordine del capitale, sostanzialmente, no? L'idea che passa è che sì, c'è un problema ambientale, c'è, ma per risolverlo dobbiamo sostanzialmente continuare a fare quello che stiamo già facendo, capitalismo, ritinteggiandolo però di verde. No? Questo è il discorso della green economy, che in fondo ci propone di continuare a coltivare le cause di cui si dice di voler combattere gli effetti. Questo è il paradosso strutturale di questo discorso davvero poco di buon senso. Per questo Greta Thunberg risulta particolarmente funzionale, viene strumentalizzata naturalmente rispetto a questo discorso, perché Greta Thunberg non punta mai il dito contro la classe dominante, lo punta contro tutti noi, tutti e ciascuno. E poi ancora, Greta Thunberg non propone mai l'esodo dal capitalismo, ma propone un cambio del nostro stile di vita nel capitalismo e a beneficio del capitalismo. Ancora, Greta Thunberg piace molto perché non propone come via di esodo dal problema, la rivoluzione, la riforma, la trasformazione. Propone degli inoffensivi venerdì per l'ambiente o Fridays for Future, che dir si voglia, che non cambiano di una virgola la situazione. Ecco, stiamo assistendo effettivamente a un passaggio, a una nuova fase del capitalismo in cui il capitale mette a profitto anche le proprie disgrazie ambientali, in cui tra l'altro, in nome della green economy si vanno a colpire ancora una volta le classi lavoratrici, no? Sono scene di tragica attualità, quelle per cui agli agricoltori viene chiesto di non lavorare più la propria terra o di non produrre più quello che producevano, frutta, verdura, di non coltivare più o di non allevare più la carne. Ci sarà quella sintetica che sarà molto green, no? È una ridefinizione integrale in cui ancora una volta, e poi concludo, l'ordine del tecnocapitalismo produce un transumanesimo che riguarda anche il rapporto con l'ambiente, con il cibo, altro tema che meriterebbe un suo approfondimento, e con il nostro modo di abitare il mondo. Ci dicono che serve perché c'è la crisi, ma sorge il dubbio che la crisi venga messa a profitto per potenziare il sistema stesso che ha generato la crisi e che al tempo stesso il vero obiettivo non sia di risolverla, ma di trasformare in business anche la crisi stessa e in qualche modo di evitare il più possibile che nascano reali antagonismi contro il capitale. Ecco, questa è la situazione nella quale ci stiamo muovendo e che la green economy ci permette di far affiorare.